La videoteca del comune di Corciano si arricchisce di un documentario che racconta la storia dell'insediamento della civiltà etrusca nel territorio corcianese. È stato ideato dall'autrice Arianna Fiandrini e realizzato e prodotto dalla Visualcam. Vediamo. Un viaggio attraverso la storia della civiltà etrusca e del suo insediamento e sviluppo anche nel territorio umbro, in particolare in quello di Corciano. Dall'idea dell'autrice Arianna Fiandrini, proposta e subito apprezzata dall'Ufficio del Turismo e dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Corciano, il viaggio nella storia si è materializzato in un documentario. Il mediometraggio della durata di 37 minuti parte da uno spaccato storico-geografico che inquadra i vari luoghi di insediamento degli Etruschi a San Mariano, così come sono oggi, e grazie all'animazione tridimensionale spiega graficamente i vari punti di insediamento della civiltà. Grazie al patrocinio del Comune e della Soprintendenza per i beni archeologici e culturali è stato possibile far entrare la telecamera all'interno della necropoli di Strozza Capponi fino all'antiquarium di Corciano. La prima proiezione del documentario Gli Etruschi di San Mariano, prodotto dall'Associazione Culturale Visualcam, si è svolta all'interno della Biblioteca Gianni Rodari di Corciano, alla presenza del funzionario della Soprintendenza Francesco Giordano, dell'archeologo Alberto Trombetta e dell'assessore alla cultura del Comune di Corciano Lorenzo Pierotti. Gli autori hanno voluto regalare il documentario alla città. Il mediometraggio andrà così ad implementare il patrimonio storico documentale del comune corcianese. Questa è una per Mauro, una per Arianna. Vi ringrazio chiaramente a nome di tutta la comunità.